Salve, sono il dottor Rocco Freccia, specialista in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Esercito anche qui alla Fisiosalus e oggi vorrei parlarvi un pochino di argomenti, se così possiamo dire, molto popolari e comuni, tra i quali per esempio l'otite. L'otite è una condizione che si differenzia in un'otite esterna e un'otite che può essere anche media. L'otite esterna, per esempio, è una delle condizioni più comuni, specialmente in questo periodo, nel cosiddetto periodo nella bella stagione. Infatti viene anche definita come la malattia del nuotatore, in quanto spesso chi va in piscina, chi va al mare, vuoi per qualità dell'acqua non eccellente o per altre fonti di inquinamento, eccetera, quindi ritornano dalla zona, dalla piscina o dal mare con infezioni dell'orecchio esterno. Queste infezioni infatti devono essere adeguatamente diagnosticate e trattate, pena un peggioramento o anche in alcuni casi una perforazione della membrana timpanica o un'estensione di questa infezione anche all'orecchio medio, e lì appunto portano complicanze più gravi, quale per esempio un interessamento della catena ossiculare, quindi con perdita anche dell'udito. In alcuni casi, quindi, un'otite esterna già trattata da uno specialista si blocca sul nascere quella che è questa patologia nel giro di qualche giorno, quindi si risolve. Eseguiamo anche giustamente un esame audiometrico, impedenzometrico e anche timpanogramma che ci permette di capire se ci sono condizioni o complicanze di queste otiti, come per esempio anche un'otite media, che è più frequente magari nel bambino, in cui cosiddetta otite catarrale, si può accumulare del catarro nell'orecchio medio. E questo, il catarro nell'orecchio medio, quindi viene normalmente, defluisce normalmente senza nessun problema, ma in alcune condizioni si accumula nella cassa timpanica e qui può generare dei problemi, appunto le otiti, con perforazione timpanica. La maggior parte delle otiti quindi devono essere trattate sul nascere, proprio pena evitare questa condizione quale appunto l'ipoacusia o la perdita dell'udito.